fondare la filosofia, nessuno, stante il fatto che la filosofia non si occupa delle certezze che sono delle scienze, però la filosofia ti può aiutare a respingere quelle che ti vengono contrabbandate come certezze ma che tali non sono, può aiutarti a intrattenere un rapporto critico con le verità che inerzialmente vengono proposte come tali ma che in realtà sono delle false verità o diremmo delle ideologie. Io penso che uno dei compiti fondamentali oggi, se non altro, della filosofia sia quello di elaborare una critica delle ideologie, che potremmo dire ingombrano il nostro orizzonte. Quindi mi sembra un tema importante questo, cioè siamo pieni di verità che non sono tante, che vengono presentate come tali. La filosofia ti aiuta intanto a smascherarle e comprendere la vera natura di ideologie. Lo scienziato non può fare questo, capito? Ma poi l'altro punto, l'altro plesso teorico che mi sembrava emergere da entrambe le domande, lo si potrebbe compendiare nell'espressione: può la filosofia cambiare il mondo? O si limita a criticarlo, a proporre osterie per le ricette per l'osteria dell'avvenire, dice la madre, no? Intanto la storia del Novecento ha mostrato come molti cambiamenti del mondo siano partiti da concreti sistemi filosofici, anche la rivoluzione francese in fondo era partito da un chiaro riferimento filosofico. Io penso che la filosofia certo che possa cambiare il mondo, ma appunto non bisogna qui illudersi che ci sia una contrapposizione netta fra il pensiero e l'azione, perché pensare che il mondo si possa cambiare è già il primo passo di un'azione, potremmo dire, è già un modo per incorporare l'azione all'interno del pensiero, soprattutto nell'odierna epoca della mistica, della necessità che presenta il mondo come intrasformabile. C'è un passo molto bello in cui un autore che idealmente forse si iscrive nella linea di Tommaso Moro che tu prima citavi, no? Cioè Campanella, nella Città del Sole, Campanella, ma anche in molti altri testi, prospetta chiaramente un modello alternativo, ma peraltro Campanella fa anche una rivolta in Calabria, quindi è un'utopia astratta. E Campanella dice in un suo testo, scrive testualmente: "Homo non potest facere quod non credit posse facere". L'uomo non può fare ciò che non crede di poter fare. Cioè appunto il primo compito della filosofia oggi, in vista di quel cambiamento del mondo che più manca nell'epoca dell'intrasformabilità del mondo in cui viviamo, alternative laws direttamente, il primo compito della filosofia secondo me sta nel defatalizzare l'esistenza, cioè nel disintegrare questa micidiale mistica della necessità e far tornare a balenare nelle nostre coscienze l'idea che il mondo può essere trasformato, che il mondo non è un destino intrascendibile, non è una gabbia d'acciaio, direbbe Max Weber, ma è una realtà che può essere trasformata. Quindi questo è il primo passo da fare, cioè il primo passo da fare per trasformare il mondo è acquisire coscienza che è possibile trasformare, defatalizzare l'oggettività data del mondo. Non dimenticate mai che l'undicesima delle tesi su Feuerbach di Marx questo mette a tema, no? I filosofi hanno interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, il pensiero si fa mondo, il compito della filosofia non è pensare astrattamente ma è, potremmo dire, filosoficizzare il mondo, razionalizzarlo, no? Secondo la linea
proprio non io, ma proprio a sé di oggettivazione storica. Non dimenticate che Fichte elabora la dottrina della scienza all'indomani della Rivoluzione francese, e anzi esordisce scrivendo due testi sulla Rivoluzione francese, proprio di cui è un entusiasta sostenitore. Quindi ripartirei da questo plesso teorico fichtiano e marxiano di defatalizzazione dell'esistente. Come dice Marx nel Capitale, la società non è un solido cristallo, ma è un organismo che si trasforma. Partirei da questa defatalizzazione dell'esistente e da lì prospetterei la trasformazione del mondo. No? Le due questioni stanno insieme, la critica delle ideologie e la riapertura della possibile trasformazione del mondo, nonostante il fatto che la principale ideologia dell'epoca odierna che si proclama poste antideologiche, quella dell'intrasformabilità del mondo. Oggi il mondo è dichiarato intrasformabile in due sensi. Uno, in forza di quello che potremmo definire il principio dell'assolutismo della realtà. Questa è la realtà che bisogna accettare. Qui si spiega anche il rifiorire dei realismi vecchi e nuovi, no? Che in filosofia invadono il campo, no? Il nuovo realismo, il ritorno alla forza bruta della realtà. Ma poi l'altro motivo con cui si delegittima la trasformazione del mondo è quello che io definirei, con in riferimento all'esperienza platonica siracusana, la sindrome di Siracusa. No? Non provate mai più a cambiare il mondo, perché se no avrete nuovi fallimenti,